Ponte Margherita, Silvio Lavornia, ci sono ritardi nell'attuazione del programma che voleva la riapertura della seconda corsia? Per quanto riguarda i ritardi non ce ne sono, quindi stanno continuando a lavorare e per settembre sicuramente noi avremo la seconda corsia. Però non è questo almeno il mio progetto, il mio disegno. Ecco, so che c'è una novità su questa cosa. Sì, in qualche modo c'è qualche novità, nel senso che noi abbiamo non ancora ricevuto materialmente, ma abbiamo questo progetto, il Patto per il Sud firmato da De Luca e da Renzi, dove abbiamo avuto 8 milioni di euro per la direttrice Caserta Monti del Matese. Naturalmente interesserà anche il Ponte Margherita. Cioè è un finanziamento che serve per ammodernare l'intero sistema viario che da Caserta porta al Matese. Esattamente. Rientra quindi anche il Ponte Margherita e il Ponte Margherita adesso verrà riaperto con un pieno carico di 35 a doppia corsia. Successivamente io intendo fare non una manutenzione, una ristrutturazione del ponte, evitando di ricostruirlo, almeno con le nuove tecnologie questo è possibile fare, e ho già mandato ai tecnici, all'ufficio viabilità e a qualche esperto del settore di poter studiare la problematica in modo da poter riaprire definitivamente il ponte a due corsie ma con un quintalaggio maggiore. Ma ci sono anche altri problemi di viabilità come il ponte a Vairano sul Volturno? Certamente, io mi dispiace che qua non ho l'elenco degli interventi che saranno fatti, ma ho firmato qualche giorno fa un decreto per interventi in tutta la provincia di Caserta, tra cui anche il ponte di Vairano, Valle Agricola Vairano, Patenora, il Ponte Reale deve essere terminato, altri siti devono essere. La frana a Ciorlano? La frana a Ciorlano cioè adesso si passa, però dobbiamo terminare degli interventi perché la Regione ci aveva dato precedentemente 40.000 euro che poi successivamente non sono stati più erogati e quindi ci siamo preoccupati di trovare le risorse per poter finire. Ma intanto sul Ponte Reale in effetti si passa. Una curiosità, la famosa strada Valle Agricola San Gregorio Matese sarà mai ultimata? Ma io questo, guardi, non glielo so dire, sarei un bugiardo se dicessi sì o dicessi no. Io mi auguro di poter porre attenzione a tutte le problematiche della viabilità, però è sempre un discorso di fondi, perché adesso abbiamo ricevuto soltanto 2,7 milioni con la manovra che è stata fatta con la legge 50. Io penso che le province debbano rientrare nella Costituzione a pieno titolo, bisognerà fare sicuramente una riforma della legge 56 e mettere le province nelle condizioni di poter amministrare. Naturalmente la provincia sarà cambiata, non saranno le province di prima, saranno delle province dove gli amministratori dovranno inventarsi tutte le cose per essere più autonomi. Grazie.